Ormai non bastano più le dita di due mani per contare le volte che siamo stati al vallato nella zona dell'ex aeroporto per riprendere immagini di scarico abusivo di rifiuti. Derrate alimentari ancora buone provenienti dalla comunità europea, pezzi di auto, vecchie lavatrici, divani, televisori andati a pezzi, l'elenco è sterminato. Stamattina si aggiungono altri pezzi alla collezione. Iniziamo con dei cartelli stradali con autorizzazioni del Comune di Fano del 2011 per doppio senso di marcia alternato, un bel divieto di sosta, precedenza e direzione obbligatoria e specchio parabolico e, immancabili, birilli in gomma. Insomma, ci si può fare una scuola guida a cielo aperto e finiamo con scarti di materiale edile con tanto di tazza del gabinetto tra le frattaglie e vecchi mattoni e altre masserizie. Vallato, ex aeroporto, la storia infinita dei rifiuti abbandonati.